Il mondo è femmina, questo è il quadro di un parto, la generazione del mondo dall'utero femminile che lo ha portato in grembo e di cui ancora restano tracce all'interno di esso. Ma questa generazione ha, come ogni creazione, del miracoloso. In mezzo alle cose del mondo, nato dall'utero primigenio, c'è un utero che si sta formando e dal quale altri mondi saranno partoriti. L'utero che partorisce è lacerato e sofferente. L'utero in formazione non è ancora compiuto, ma è definito e preciso. A Benvenuti questa nuova e imperdibile puntata di Artiamoci Andiamo, sempre in compagnia di di Sofia Antonio. Antonio. Per un attimo ho temuto Adesso il stavo mio dimenticando il suo nome, nome. va bene. Di chi sono i nostri ospiti, Sofia? Il nostro Giorgio Federico Baveri. Buonasera. E Luigi Ferrante, buonasera. Oggi abbiamo ben due ospiti stasera. E allora, questa è una puntata, diciamo, un pochino particolare, non saprei definirla. Anche perché abbiamo, come dire, come ospite il nostro Giorgio Federico Baveri, che è l'uomo senza identità. Si può dire così? Se ti fa piacere. Vogliamo partire subito con le Sì, domande? dai, Allora, parti tu. dunque, Giorgio, Dimmi. come ti sei avvicinato all'arte? Ma in realtà quando si parla di vocazione in termini religiosi, questo termine va bene anche per l'arte. Non ci si avvicina all'arte, secondo me. È l'arte che ti chiama e tu corrispondi ad una richiesta, corrispondi ad una voce. Nient'altro che questo. Non puoi non Un rispondere. po' come Giovanna d'Arco. Perché le voci. Ma guarda che non la prenderei così, insomma, sotto gamba la No, questione. per l'amor di Quando. Dio, la No, busta c'è Franz. voglio dire che vocazione è anche un sentirsi chiamati da se stessi. Non devi sentire una voce esterna, altra. Può darsi che tu stesso ti chiami a qualcosa per la quale non sapevi di essere destinato e rispondi alla tua stessa domanda. E quello che pone la domanda è un te stesso che chiede e pretende la risposta e tu non puoi, no, non puoi non assecondarlo. È quasi una costrizione È quest'arte. una costrizione, è una costrizione. Io non credo che si possa pensare all'arte come qualcosa di libero. L'arte invece è la somma costrizione, è l'essere dannati alla creazione. Quindi hai usato il termine dannato, Sì. quindi non è proprio un qualcosa di positivo l'arte, cioè tipo una condanna a morte. Ma dipende se tu la dannazione. Esagerazione. Dipende se Era tu una la battuta. dannazione la intendi come qualcosa di negativo o di positivo. Dannarsi è forse un riconquistarsi in un altro livello. Non credi che Satana era nient'altro che un'altra parte di Dio? Quindi la dannazione forse è semplicemente l'essere costretti ad avere a che fare con l'altro che hai dentro. È quasi un daimon, quasi. Esatto, dannazione nel senso del daimon greco. Brava Sofia, si sentono i tuoi studi classici che. No. 10 e lode per Sofia Grandioso. Questo argomento è molto attuale perché ho appena finito di leggere un libro di Pessoa che proprio parlava del diavolo in questi termini. Nella descrizione di questo quadro mi ha colpito proprio l'incipit, il mondo è femmina. Sì. Cosa vuol dire? E ho sempre pensato che in realtà si potrebbe fare a meno dei maschi. Un po' di tempo fa, un po' di tempo fa, anni fa credo, non so se l'ho letto, l'ho sentito, un'inquietante prospettiva futuristica, quella delle donne che riescono a ingravidarsi, a partorire, a Ah, prescindere. tramite il midollo osseo, se mi ricordo, mo non mi ricordo, È una sì. cosa che mentre leggevo cercavo di dimenticare, perché in questo caso sarei stato io stesso estromesso in quanto maschio. Però questa è una cosa alla quale ho sempre pensato, perché in effetti
Se si dovesse raggiungere quel livello, a quel punto veramente non basta, non serve nient'altro che la femmina, fa tutto da sola, del resto già comanda, già decide, già governa. Non c'è più la parità dei sessi. No, no, non c'è mai stata, credo. Grande femminismo alle stelle. Boom, 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 ma boom, io boom. Da questo punto di vista ti posso dire che sono sessista, non so se nel senso buono del termine, sono sessista nel senso che credo che la differenza sia così radicale che ogni forma di uguaglianza indotta dall'esterno sia una forzatura non corretta. Bisogna mantenere questa differenza. Purtroppo più la apriamo questa differenza, questa contraddizione, più va a danno dei maschi, perché entreremo poi in un mondo in cui i maschi non servono più. Beh, che tristezza. Cambiamo argomento. Cambiamo argomento. E quindi da ciò nasceva la riflessione, no, sul quadro il mondo è femmina, un utero che partorisce un altro utero che partorisce un altro utero e così via. Una sorta di replica all'infinito. Senti Giorgio, qual è stato il primo quadro che hai prodotto? A quando risale? Circa 25 anni fa. È un quadro che adesso non mi piace neanche più vedere. Non lo amo. Mi sa che lo stiamo cercando. Sì. non mi piace più. Del resto molti dei quadri che ho fatto ultimamente neanche mi piacciono più. Alcuni addirittura... Eccolo qui. Titolo? Leggi, io non ci vedo. Ma io. Titolo acrilico su cartone. No, in genere io senza titolo. Io non metto. E questo è ricorrente in Baveri. Sì, no, non. Se posso aggiungere una cosa, sì, certo. Posso aggiungere una cosa a quello che diceva prima il maestro. In realtà, se vogliamo, il mondo è femmina e ce lo dice la biologia, l'acqua, è un termine di femminile, è la grande madre in cui è nata la vita su questo pianeta. E effettivamente quel quadro richiama un po' l'attenzione e ricorda questo fenomeno primordiale. Forse i cretesi avevano ragione. O Talete, Milesio. Talete, Milesio aveva ragione. Ma Heisenberg che dice che tutto si riduce all'idrogeno, che è una grande componente dell'acqua. H2O. Può darsi. Possiamo imparare. Io non penso al fatto che esista una storia, diciamo, di carattere illuministico secondo la quale tutto si evolve e migliora. Io penso invece a loop temporali in cui noi rileggiamo le stesse cose e rileggendole da prospettive sempre differenti comprendiamo cose che forse erano dentro quelle parole e che alla prima lettura non avevamo letto. Se tu vuoi intendere. Se tu vuoi intendere Talete Milesio come dicevamo prima, no? Per l'acqua, da questa prospettiva secondo me c'è tutto. Non necessariamente dobbiamo appiattirci ai sensi che poi i manuali scolastici danno. Talete ha detto che l'acqua è vita e quindi tutto è acqua e noi da studenti ridevamo di questa cosa. Che idiota! Come mai non ti piace guardare la tua prima opera? Perché nel momento stesso in cui accade la creazione, e io dico che accade la creazione perché l'autore, in questo caso io, ma penso che valga un po' per tutti quelli che creano arte, nel momento in cui accade la creazione è tutto già finito lì dentro. Dopodiché l'attimo esattamente seguente quella cosa che sta lì davanti a te ti appare già così estranea, già così lontana, che quasi non la ricolleghi più a te. E intanto tu sei diventato un altro, sia perché ti stai allontanando da quell'opera, sia perché grazie a quell'opera sei diventato un altro. Molti, non so, diversi quadri che ho fatto li ho poi ridipinti. Cioè l'opera non mi soddisfaceva quasi subito e nell'arco di qualche mese ci ho fatto un altro quadro sopra. Come quello che aveva attirato la tua attenzione? Quello simile al Miro, insomma.
Sì, forse che non mi esiste più. Ma povero Miro! No. Senti, ti volevo chiedere, quindi riprendendo queste ultime affermazioni, secondo te quindi non è giusto, è giusto o non è giusto, quasi una riscrittura dell'opera? Allora, noi fissiamo le nostre opere, sia come autori dell'opera, sia come fruitori dell'opera, le fissiamo in una specie di spazio di iperuranio platonico, no? di dimensione senza tempo, perché forse non riusciamo mai a fare veramente i conti fino in fondo con il continuo mutare delle cose. E allora l'arte diventerebbe, da questo punto di vista, uno degli appigli ai quali puoi ancorarti. Invece, secondo me, non può essere così. Nel senso che se prendiamo veramente consapevolezza del nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di stare al mondo è un continuo diventare sempre qualcosa di diverso. E mentre sto dicendo questo, anche questo che ho detto ha reso il mio, la mia persona, e anche voi che mi ascoltate, in una maniera o in un'altra, spero, perché se poi queste parole non vanno a incidere in questo caso è la mia fine, è sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di inafferrabile. E allora l'opera, una volta creata, è già finita. Anzi, forse sarebbe, come prospettiva artistica, forse questo sarebbe il vero obiettivo dell'artista: creare un'opera che smetta di essere quello che è nel momento in cui appare e scompare e non sarà più recuperabile. Quindi un'opera, un punto nel tempo, quasi un punto nel tempo, un punto nello spazio, un punto nella vita, un punto nell'esistenza. Del resto, le cose che ci accadono sono dei punti che tu non recupererai mai più. Pensi di poterli recuperare fissandoli definitivamente attraverso forme socialmente accettate: il fidanzamento, il matrimonio, nascono i figli, il battesimo, tutte forme canoniche che servono a fissare un po' la realtà. Però le cose che ti sono accadute di veramente significative, quelle sono accadute e le hai perse. Le recuperi nella memoria, ma questo recupero è sempre un cercare di guardare qualcosa che ormai lo vedi come un puntino all'orizzonte che è andato via. Non lo recupererai mai esattamente come nel momento in cui è accaduto. E io immagino l'arte un po' così. Cioè, mentre c'è la creazione artistica, quando accade la creazione artistica, quello è il massimo possibile dell'espressione, appunto della pittura, se parliamo della pittura, o non lo so, della musica, se parliamo della musica. Perciò è qualcosa di così privato, non dico privato che riguarda l'autore, privato che riguarda anche il fruitore. Il fruitore, quando entra dentro l'opera, la gusta, se veramente la gusta, e quel gustarlo dura pochissimi attimi. Poi la vai a rivedere perché ti è talmente piaciuta, ma quando la rivedi non proverai mai quella stessa emozione, perché è come se incontrassi una persona che ti ha cambiato la vita. La rincontri perché quello è stato un momento decisivo per te, eppure quel secondo incontro non sarà mai come il primo, a meno che non accada qualcosa di ulteriormente nuovo e diverso. Allora, ti rubo una domanda, perché a questo punto ti volevo chiedere: secondo te, quindi, tu dicevi, come hai detto prima, non mi viene? Non lo so cosa. Perché mi hai rubato la domanda. Sì, mi è sfuggita, mannaggia, era una cosa importante. Vabbè, l'ho persa. Recuperala nella tua memoria. Chieda ad entrambi. Sì. Cosa hai tu, in parte già hai un po' risposto, cosa si prova come sensazione, come emozione, quando prende vita un quadro? Cioè, io mi immagino la tela bianca e poi dopo un po' di tempo comunque viene dipinto un soggetto, così. Cosa si prova? Io ti posso rispondere come pittore, lui ci risponderà. Gli fa lui, quindi. Ti risponderà come critico. Allora, perciò ho chiesto di entrare, no, voglio una... L'atto della creazione di un'opera è per me l'atto della creazione di un mondo. Che ha provato Dio quando ha creato il mondo? Non so cosa ha provato, ma se prova quello che provo io, deve essere stato molto contento. E non ci sono forse neanche le parole per dire quello che si può provare.
perché appena appare alla visibilità qualcosa che prima era celato e che forse chissà dove stava, forse non stava da nessuna parte, questo non te lo saprei dire, però appena appare alla visibilità quell'opera, improvvisamente è come se si fosse aperto un varco nella tua interpretazione delle cose. E, come prima dicevo, il momento preciso in cui, almeno a me capita di lavorarci anche per molti giorni, in alcuni casi è capitato anche per qualche mese, tu non riesci a vedere questa cosa e il quadro non è mai finito, non è mai contento. No, aspettate un attimo, qualcuno la macchina l'ha parcheggiata qui nel comune dietro? No. Ok, era un vigile urbano che ha chiesto informazioni. Vabbè, dopo queste informazioni di servizio procediamo con le risposte. Oddio, mi sono perso. No, dicevo, quindi quando appare è come se si fosse aperto un varco ermeneutico. Io decido se il quadro è finito o no in base a questo. Se mentre si forma sulla tela qualcosa che non mi dice nulla, cioè non mi fa vedere nient'altro che quel colore buttato lì, allora il quadro non può essere finito. Molti quadri non sono finiti indefinitamente, no? Restano così, incapaci di aprire varchi ermeneutici. Altri invece sono finiti perché improvvisamente ti fanno vedere delle cose, un altro modo di guardare il mondo, non so, Luigi. Ma io ovviamente non li faccio io i quadri, li fa lui, però mi sono trovato spesso ad essere il primo fruitore del quadro. Il quadro, ha detto il maestro, è qualcosa di vivo che a cui lui dà vita. Non trascendiamo nella divinità, però è così. Insomma, io mi è spesso capitato di essere, ecco, quello che lo vedeva per prima questo bambino, quasi a dargli l'imprinting di una mamma, perché a volte questi quadri ti parlano, e i suoi in particolare, ti spingono a pensare. E Baverin nella sua strada artistica ha percorso varie modalità espressive, non spesso, più che altro non figurative, bisogna riconoscerlo, se non per gli sbadulli, di cui forse poi parleremo un po', perché meritano. E in queste sue, diciamo, strade espressive lui spinge sicuramente chi guarda la sua opera a pensare, non a caso si potrebbe parlare di filosofarte, devo dire che a un certo punto, qualche anno fa, qualcuno disse: no, questa fase sua è modernista, vecchio arnese quasi della critica d'arte, che però servì proprio a decodificare alcune sue opere, perché mi ricordo che io pensai: guarda un po', hanno usato un termine che forse non c'entra nulla, desueto, però desueto, e che forse non ci azzecca neanche nulla con quello che di cui abbiamo bisogno per capire queste opere di cui si parla, però quasi come un medico che utilizza un antibiotico che non si usa più da 50 anni ed è efficace sui batteri che adesso sono resistenti ai tanti antibiotici più moderni, ma a quello è sensibile perché è un antibiotico che quel batterio non ha mai incontrato. Ecco, il modernismo lì servì per decodificare in qualche modo quella fase dell'opera, e perché nella parola moderno c'è un altro termine che in qualche modo lo racchiude, che è futuro, e Baveri in questo senso, Baveri è veramente rivolto al futuro, è uno che non è fermo, si muove, lo fa nello spazio e lo fa nel tempo, e con lui fa viaggiare, e con la sua arte fa viaggiare l'uomo che lo osserva, e in questo senso poi uno può anche comprendere le varie fasi che si avvicendano, e lui in qualche modo, anche non parlando di fasi, lo diciamo prima, no? Le sue fasi non si avvicendano in modo orizzontale o verticale, lo fanno in modo circolare. Lui le abbandona ma le ritrova, non chiude una porta, ma come le visioni attuali del tempo, insomma, che è una linea sostanzialmente quello. Alla luce di queste osservazioni vi volevo chiedere cosa ne pensate entrambi dell'arte provocatoria, cioè di queste installazioni nuove che tendono... Prima che rispondete, una domanda tecnica per farci seguire meglio. Ah sì, infatti. Dove è possibile guardare i tuoi quadri? Basta digitare Giorgio Federico Baveri, si apre in qualsiasi motore di ricerca la pagina Facebook, oppure mettete su Facebook Giorgio Federico Baveri
Ok, così pure per inviarci qualche domanda. Sì, fatto benissimo, sì, a dirlo. Puoi rispondere alla domanda sì, di Sofì. Ma me la sono già dimenticata. Sì, mi chiedevo, alla luce di queste osservazioni, cosa ne pensate di questa nuova arte provocatoria? Dunque, allora, le installazioni vanno nella, lungo il solco che prima indicavo, cioè l'installazione, soprattutto quelle momentanee, sono quelle che trovo più interessanti. Io non sono un artista concettuale e quindi le installazioni concettuali non mi piacciono. Però l'installazione che vive il tempo in una maniera quasi totale, quello invece è qualcosa che apprezzo tantissimo. La provocazione è lo scopo dell'arte, perché provocare significa chiamare a sé. E allora l'arte che provoca è un'arte che ti chiama, ti invita, perché ha qualcosa da darti, ha qualcosa da offrirti, insisto, da offrirti, quello che ha da offrirti è la nuova prospettiva sulle cose. Io rifletto spesso su questo problema. Se io mi metto ad osservare, che cosa vedo? Mm-hmm. Vedo veramente quello che c'è, o vedo quello che credo di dover vedere, o vedo quello che in una certa misura già so che vedrò? Vedo solo quello che comprendo. E se improvvisamente dentro questa mia quieta osservazione succede un cataclisma, quello è prodotto dall'arte. Se l'arte produce quel cataclisma e non mi fa vedere più le cose che io continuamente, in maniera quasi così anche annoiata, continuo a vedere, se il mondo mi appare differente per il cataclisma artistico che si è creato in me, quello è quello che deve fare l'arte. Cioè deve provocare, nel senso che ti chiama e ti fa vedere da quel punto qualcosa che tu dal tuo non vedevi. Le installazioni le trovo molto interessanti. Perché non faccio installazioni? Io non faccio installazioni perché secondo me dovremmo recuperare, e forse anche di questo poi se è il caso parleremo, una elementarità del segno. Questa elementarità del segno è un tentativo di ritornare ancora una volta a ripercorrere il circolo della nostra vita, il circolo dell'esistenza dell'uomo su questa terra, il circolo del nostro pensare, i circoli, a ripercorrerli non perché non abbiamo altre strade da percorrere, ma perché dentro quei circoli ci sono ancora tantissime altre cose che dobbiamo vedere e non abbiamo visto. Io posso rispondere sinteticamente, mi dispiace, tornando su un concetto che forse già espresso: l'arte di Baveri provoca, non c'è dubbio, provoca la riflessione. E rieccoci qui, adattiamoci, andiamo. Hai un attimo di esitazione. Io e Antonio ci guardavamo per capire chi avrebbe dovuto riaprire la puntata, sempre in compagnia di Giorgio Federico Baveri e di Luigi Ferrante. Allora, toccava a me, giusto? Sì, sì. Voglio farti una domanda un pochino più personale. Hai avuto dei periodi di crisi? Riguardo l'ispirazione. Ci sono stati anni in cui non ho proprio dipinto nulla. Come mai? Se si può dire, no, oppure... Certo. No, ma non c'è niente di strano, nel senso che... Il 2013 fu un anno terribile, se ricordo male. No, c'è stato degli ultimi anni, ce n'è stato uno che dopo diversi mesi ho ricominciato a dipingere. Sì. Però, ritornando alla questione di prima, cioè io sento che una voce, quell'altro me stesso mi chiama, oppure non c'ho niente da dire. Se l'arte è provocazione anche per l'artista, non solo per il fruitore dell'opera. Quindi l'hai vissuto con relativa tranquillità? Ah, non me ne hai fregato proprio nulla. Cioè, no, perché di solito gli artisti, quando stanno in crisi... Ma questo secondo me è l'atteggiamento degli artisti, il fatto di doversi così costruire un'immagine di tormento, di un artista tormentato, è ancora una cosa che continua ad avere il suo fascino. Adesso vedevo nella vostra radio, tra le varie citazioni, vedo Kurt Cobain, no? Non so se avete visto il film di Gus Van Sant, Last Days,
l'artista addormentato, poverino, Kurt Cobain era addormentato da problemi di droga, da problemi esistenziali, ma si può essere... Diciamola, meglio bruciarsi, meglio bruciare che spegnersi lentamente. O l'altro artista addormentato, Jim Morrison, no? Pollock, però questo è un aspetto che così fa presa molto di più in una certa fascia dello spettatore, non so che termine usare, insomma, dello spettatore artistico, che per me scade un po' più tra il voyeurismo e il gossip, perché la personalità dell'artista è una cosa che non necessariamente deve essere tormentata. Per me, è come insisto nel dire, no, è la questione dell'essere chiamati, che poi tu dannazione, come dicevo prima, lo vuoi interpretare in una in una maniera negativa e associare a questa cosa il tormento. Certe volte non ti nego che, come penso capiti a tutti, ci sono momenti particolarmente tormentati nella vita delle persone, ma quelli poi ricadono sulla tela, cioè quel tormento in che misura viene riversato nella rappresentazione artistica? Questo non te lo saprei dire, non so se hai capito, ma insomma io faccio i quadri non coscientemente, incoscientemente, e interpretatelo come vi pare, cioè da incosciente e con una certa incoscienza, ma anche con una certa incoscienza nel senso che non so cosa sto facendo. Assicurante. Penso sia l'unico modo per produrre qualcosa di artistico. Se tu sai quello che stai facendo, stai progettando qualcosa, ma allora o fai l'ingegnere, o fai l'architetto, o progetti la tua vacanza per quest'estate. L'arte deve essere prodotta in quel territorio di confine che si trova al limitare della coscienza, cioè non devi essere chiaramente completamente fuori di te da non essere nemmeno padrone di quello che fai, ma non devi nemmeno essere completamente padrone di quello che fai, altrimenti non c'è nessun tentativo di comunicare con quell'altro che forse è semplicemente il tuo subconscio, forse. E in questo Kurt Cobain, insomma, riusciva a volte bene. Luigi, no, tu confermi che il maestro ha vissuto i suoi periodi, fra virgolette, di crisi con tranquillità? Di non produzione. Non sì, di non produzione. Effettivamente crisi, no, non userei questo termine. La crisi l'ha vissuta, ma in senso positivo, come momento di passaggio, di sì, nascita di sì. Qualcosa di nuovo. E questo c'è in alcuni momenti della sua produzione. Però invece la sua non produzione l'ha vissuta la stipsi creativa, volendo, e sì, l'ha vissuta proprio tranquillamente. No, diciamo che la questione della crisi, come diceva anche Luigi, con cui concordo, è proprio questa, cioè quando a un certo punto una serie di produzioni ti hanno stancato. Non so se forse hai visto un po' di lavori che abbiamo, le cui foto sono qui e che tu hai potuto osservare. Ce ne sono alcune che insistono in una direzione, poi a un certo punto quella direzione come sembra entrare in un vicolo cieco e non portare più da nessuna parte. Quella è la crisi, l'idea che hai esaurito qualcosa e devi cercare di trovare altri percorsi da imboccare. Quello è veramente l'unico momento di crisi, perché ti senti perso. Però è una cosa positiva, perché la crisi, come sai, è sempre, la doppia faccia, no? Sempre una grande possibilità. È bene che venga la crisi, perché altrimenti il rischio è che si scada nel tecnicismo, cioè ripeti, certo. Reiteri semplicemente degli stilemi che sono diventati un tuo modus operandi. C'è un intervento, sì, di Luigi. No, per dire, vi faccio vedere appunto una foto, mi dispiace da questo punto di vista la radio. No, purtroppo. Però lui in una sua prima fase che era stata definita rettangolismo ritornava spesso su certe figure quasi geometriche. Questa tela qui, che è del settembre 2012,
per addetta non mia, ma insomma anche di chi l'arte forse la capisce molto meglio di me, è un quadro che rappresenta la crisi in Baveri, cioè proprio il momento di rottura, di cambiamento. E dove lo vedi? Lo vedi voi che potete vederlo, a fianco a questa figura che già ritornava in Baveri con questa figura geometrica, ci sono questi graffi di bianco, lo vedete, questa è una stampata, ma insomma se la vedi dal vivo è un bianco abbacinante, veramente forte. E quello era il segno che il maestro dava su questa tela di, no, se posso dire una cosa, cambiamento. Su questo quadro, su questa fase, tu hai detto, no, dei rettangoli, non vorrei che sembrasse agli spettatori, ai radioascoltatori che non vedono, che sembrassero dei rettangoli. Sono rettangoli, figure geometriche, sono delle, ma sono completamente, continuamente interrotte, sono faticose, incapaci di essere stato semplicistico e riduttivo. Infatti ho premesso che non c'è chi si intende d'arte ben più di me, però basta andare a vederle effettivamente. Sì. Sono forme geometriche che fanno fatica a manifestarsi nella loro semplicità geometrica. Diciamo, sono delle allegorie. Forse. Vanno proprio a sfumare, in questa tela qui vanno a sfumare, scompare quello che era il mondo di Baveri fino a quel momento, e questo bianco graffiato, cioè, apre un varco in questo spazio, in questo universo che probabilmente un artista ci porta. Era una solidità dentro la quale probabilmente mi ero anche sentivo un po' stretto. Sì, probabilmente. E infatti fu definita crisi, proprio crisi di Baveri, quel quadro. Visto che devi, però ecco, crisi in senso di quasi dialettico. Decisamente, sì. Senso greco, crisis. No? Sì. La sto buttando lì ogni tanto con questo greco che proprio mi esce. Comunque, vabbè, procediamo con le domande. Volevo chiedervi che valore attribuite alla follia nell'arte. C'è sempre questo ideale del genio artistico folle, abbiamo prima nominato Kurt Cobain, e della follia quasi anche bruciante. Viene in mente, il primo autore viene in mente, Van Gogh. Però questa domanda secondo me parte da un presupposto, che ci sia una netta distinzione tra la sanità mentale e la follia. Sì. Ma io so che tu non sei d'accordo con forse questa neanche cosa. Tu stessa non sei d'accordo forse con questa, quasi cosa. Con la quotidianità della però, follia. Ma la quotidianità, se tu la intendi come banalità, questo non può essere assolutamente patrimonio o corredo dell'arte. L'arte, quando è banale, allora ha smesso già di essere quello che deve essere, cioè appunto provocazione, richiamo, invito, nuova prospettiva, eccetera. Se, come io credo si debba fare, si bypassa la distinzione tra normalità mentale e follia, e quindi questa linea di confine è eliminata, è rotta, o semplicemente è diventata sfumata, la mia idea è proprio questa: andarsi a collocare in quella zona grigia in cui, se stai da questa parte e c'è la normalità, quotidianità, banalità, eccetera, allora non produci arte. Se stai dall'altra parte, probabilmente devi andare a farti curare dallo psichiatra, dall'analista. Se stai in quella parte mediana, in questo continuo immergerti e saper però resuscitare ogni volta, quella è la zona grigia dell'arte, quella in cui fai sei faccia a faccia con la, diciamo così, con quella che si potrebbe chiamare la tua stessa follia, e ne prendi in qualche modo, da un lato la abbracci come il tuo destino, e dall'altro ne prendi le distanze, altrimenti saresti trascinato via da quella condizione. Io direi, in fondo, sempre sinteticamente, il folle cos'è? Il folle è una persona che, diciamo tra virgolette, decide di passare la maggior parte, se non tutto, il suo tempo in un luogo diverso dalla realtà che lo circonda, costruendone un'altra, ma volendo proprio semplificare. E ma l'artista, hai ragione, fa quello. Cosa fa? Costruisce un altro mondo, è vero. È immediato. Però decide di passarci meno tempo del folle. Nel senso che è solo una questione di vacanze. E può anche, forse, può anche deciderlo, a differenza. Sì.
vero. Mi è piaciuta questa immediatezza. Sofia, ci prendiamo 5 minuti di pausa. Antonio, ti prego, metti sì, vai. Ci prendiamo 5 minuti di pausa sì. Con i Robespierre Evolutionary Party a Ninella Ferrovia. Le ragazze si ispirano ad attrici malandate a due passi dall'aldilà. Regalano gli amanti fiori appassiti e la loro preziosa santità. Gli amici del circolo dopo lavoro romanzano storie del 56. Cercano modi per non maturare, per scegliere quanto campare. Dimmi com'è che non ti muovi. E forse perché hai timore di me. E non te l'ammetto che è tutto passato. Quanto io resti l'unico ingrato. Anina mia, il treno corre inesorabilmente e non bastano le viole per cambiare noi. Anina mia, il treno corre inesorabilmente. Servono le parole per il nostro ben ritrovati, adattiamo e scendiamo. Antonio, che voce molto calda in questa riapertura. Tipo Gigi Marzullo. Vabbè, Antonio, ci divertiamo con poco. Toccava, diciamo. Toccava a te, Sofia, mi sa. Vabbè, mi è venuta di nuovo in mente la domanda che hai dedicato. No, hai risolto i tuoi problemi legati all'Alzheimer. Sì, però quasi quasi me la sto dimenticando. Ecco. No, vai. Allora, prima parlavi di soggettività. No. Quasi. Non mi ricordo. Sì, prima quando hai detto... Prima quando si era dimenticata Sofia, la puntata, quando si era dimenticata la domanda. Di soggettività. Hai ragione. Parlando di soggettività, No, prima facevi un discorso molto intelligente, te lo riconosco a mio malgrado, dicevi appunto che io ho il mio modo, diciamo, di vedere le cose, tu hai il tuo modo di vedere le cose, insomma, detto in maniera spiccia. Secondo te questo modo di affrontare le cose, questa visione del mondo, secondo te non ci può allontanare gli uni dagli altri? Ma infatti, allora, chiarisco alcuni punti. È vero che ognuno di noi ha un suo modo personale di vedere le cose, ma se in qualche maniera parlando crediamo di comprenderci, vuol dire che questi mondi sono parzialmente sovrapposti, cioè in parte vediamo le cose allo stesso modo. La quotidianità e la banalità è quando tutti vedono le cose allo stesso modo. La grande possibilità di crescere, di non annoiarsi poi, è quello di incontrare persone che sono così lontane da te, la cui sovrapposizione di mondi è solo parziale, e quindi quella sovrapposizione ti permette di dialogare. Le parti distanti sono quelle che arricchiscono l'uno e l'altro in questo incontro. Tu dici, ma non c'è il rischio di vivere una sorta di monadismo laibniziano? Esatto. Ma io sono convinto che è così. Lo diceva pure Piero Pelù. Siamo mondi paralleli che si attraggono e respingono così. La saggezza del grande Pelù. Nelle mie fasi pessimistiche io continuo a ritenere che in fondo siamo veramente tutti soli. E anche quelli che... ci sono di fronte, dinanzi, con cui parliamo e che sembrano capirci, in realtà
capiscono solamente l'aspetto, la buccia più esterna di te. Il significante, non il significato. Qui non ti seguo. Quando entri nella linguistica... è colpa della prova intercorso. Scherzo. Sì, no, ma c'hai ragione su questo, perché anche quello che dicevo prima, cioè il ritorno all'elementarità del segno, fondamentalmente è un tentativo di andare ad interrogare il segno in quanto segno e a cercare di interrogarlo appunto sul suo essere segno, che rimanda ad un significato quasi addirittura primigenio, originario. Quando noi parliamo in maniera troppo ricca, mm-hmm. è vero che questo potrebbe apparire, diciamo così, da un certo punto di vista, una grande un'ipertrofia dei significati. Invece, secondo me, spesso, non sempre, ma spesso maschera un vuoto di significati. Invece noi dovremmo avere, e io questo tento di fare quando faccio i quadri, se li hai visti come hai fatto, alcuni sembrano addirittura così scarni da essere additati come la solita frase che si dice: ma questo lo so fare anch'io, no? la mitica frase questo lo so fare anch'io. Beh, a parte il fatto che se lo sai fare, perché non l'hai fatto, fallo. La domanda tipica che poi sorge dopo. Però il tentativo è di arrivare appunto a questa dimensione elementare, ma non banale. L'elementare a cui tento di arrivare è appunto l'originario. E questo segno così, così scarno, così povero, anche fragile, incapace di reggersi, per cui deve essere difeso da quella tela su cui tu lo hai posizionato, è appunto un andare a incontrare faccia a faccia l'origine stessa del segno che rimanda al significato. Mi venivano in mente dei versi di Dylan Thomas, appunto quando si parlava dell'elementarismo, no? C'è la bellissima e lunghissima poesia, la ballata dell'esca dalle gambe lunghe, che a un certo punto, in uno dei tantissimi versi, è una poesia veramente lunghissima, dice: in direzione, sto andando in direzione della città elementare, che poi in lui significa tantissime cose, probabilmente non le ho comprese appieno neanche tutte. In direzione della città elementare è contemporaneamente in direzione della nascita e in direzione della morte, perché la tua città elementare è il tuo atto del nascere e l'atto del morire. Più elementare, ma più basilare di questo, probabilmente non so cosa ci sia. E sempre a proposito appunto del monadismo leibniziano, nei periodi critici depressivi, diciamo così, io penso che siamo tutti soli, sì, incapaci di comunicare. Anzi, proprio citando la nascita e la morte, solo in uno di questi due atti siamo insieme a qualcuno, ma in quello ultimativo, finale, sì, siamo soli, definitivamente soli. Come mi sento felice in questo momento. Ma tu fai domande troppo difficili. Io? Sì. Ma non è vero. Ma quindi, cioè, mi sta avendo questo dubbio poi, scusami Antonio, il nostro tentativo, cioè a cosa attribuisci quindi il nostro tentativo di riempire la nostra vita di... come di punti quasi, matrimonio, altri bambini, un lavoro stabile, le vacanze al mare. Sono, hai presente quando tu entri con la nave in porto e ci sono i punti di attracco? Ai punti di attracco butti la cima e di sotto ti legano. Perché? Perché c'è possibilità di tempesta durante la notte e la nave potrebbe andare alla deriva. Quello che noi non vogliamo è appunto improvvisamente essere colti da una tempesta che ci porta alla deriva. Allora leghiamo la nostra nave a punti di attracco sicuri. No, c'è una grandissima opera di Baveri. Io adesso mi prendo qualche minuto, sarò sintetico. Fino ad ora. C'è una grande opera, un trittico, un'opera in tre tele da 80x80. E con una prima tela sulla sinistra completamente bianca ed altre due tele dipinte. Ora mi riallaccio al discorso che faceva il maestro. Effettivamente, se noi andiamo a leggere quest'opera, che è particolare, e la si legge da destra verso sinistra, nelle prime due, quelle di destra, diciamo, mm-hmm. lì che sono dipinte,
si ritrae qualcosa, c'è una presenza in quelle tele e quindi diciamo questa presenza suscita un'emozione, un senso, una speranza, un'illusione che è in qualche modo il percorso, potrebbe essere rappresentare il percorso della nostra vita. La terza tela, che è quella bianca, è una tela che in qualche modo rappresenta, è vuota e in qualche modo rappresenta il nulla, cioè il mondo che viene prima, che forse è il percorso della nostra vita, lo riempiamo di cose, creiamo di cose che creano anche illusioni, gli diamo un senso, un ordine, e però poi il punto terminale, l'approdo finale è questo nulla. Peraltro è interessante il discorso che siano separate queste tele, non è strano, perché lui avrebbe potuto fare una tela unica di 80x240 e lasciare la parte sinistra completamente vuota, bianca, e invece no, perché un osservatore avrebbe potuto pensare in quella parte non ha dipinto, ma... e quindi non lo appende oppure se fosse stata unica non ha dipinto semplicemente, sì, invece sì. No, è separata ma perché, presente. Ma è presente, infatti concettualmente è un'opera unica anche se in tre elementi distinti, e quello spazio vuoto, perché bianco, la definizione di bianco in Baveri è particolare, bianco se avesse voluto rappresentare il nulla probabilmente avrebbe dipinto di nero, il nero c'è poco in Baveri, compare poco, invece in quello spazio vuoto lui sta descrivendo l'approdo finale di tutte quelle illusioni, di tutte quelle cose che hanno riempito, che lo racchiudono, quel bianco le fa implodere, come fa con i colori, con la scala cromatica, le racchiude in sé ed è certo. L'approdo terminale del percorso. Wow. Questa opera mi è piaciuta molto. Luigi ha detto il fatto che usi poco il colore nero. Io, guardando un po' le tue opere, ho notato un uso non diffuso, però diciamo abbastanza usato del colore blu. Come mai? È una scelta casuale oppure no. Fa parte sempre di quei passaggi. C'è stato un momento in cui ero quasi catturato dal blu, non ne uscivo fuori. Non riuscivo a farne a meno, però nelle ultime cose che faccio negli ultimi 2-3 anni il blu non l'ho più usato. I miei colori, una storia d'amore finita, ma no, chissà, magari diciamo ci tornerà, no? Che il discorso è interrotto in questo momento. Adesso sono un po' più attratto dai gialli, ed è vero che la storia dei neri, però ci sono delle opere in cui il nero appare come una presenza però incapace di farsi ascoltare, cioè slabbrato, quasi trasparente, interrotto, incapace cioè di essere lì autoritario. Ecco questa, mentre per esempio il blu era, nei quadri che hai visto tu, era esattamente il contrario, cioè una presenza pervasiva, quasi opprimente. Totalitaria, è opprimente, esatto. Ce ne sono alcuni in cui è veramente opprimente. Col nero c'è un rapporto evidentemente particolare. Peraltro voglio aggiungere una cosa che prima ho omesso di dire. A Baveri piace anche scherzare o in qualche modo porre delle questioni enigmatiche. In quel quadro le due tele di destra dipinte sono firme, io me le sono andata a vedere, non so chi l'abbia, se qualcun altro l'abbia fatto, l'ho notato io, non so se anche qualcun altro. Le due tele dipinte sono firmate dal maestro sul bordo, la terza tela, quella di sinistra, quella vuota, non è firmata perché non mi appartiene, come non mi appartiene niente dell'arte, ma quella è il massimo possibile dell'arte, cioè il nulla, e quindi è la cosa che mi appartiene di meno. Non l'ho potuta neanche firmare in questo senso come qualcosa di mio. Quindi l'elementare nel bianco quasi. Sì, ma come diceva Luigi prima, mentre parlava, non l'ho interrotto, ma mi venivano in mente un po' di cose. Per esempio il fatto che in alcune culture il lutto si esprime col bianco, non col nero. È vero. E questo fatto, almeno a me, ha sempre fatto una certa impressione. Cioè il bianco come espressione del lutto è una cosa che ti destabilizza, ti toglie la terra, mi sembra. Non lo so, sì.
però il bianco come espressione del lutto a me mi fa mancare la terra sotto i piedi, no? Cioè non, è qualcosa di veramente devastante. Anche perché il bianco di solito, almeno io lo attribuisco come un qualcosa di positivo, di terzo, pulito, immaginarlo come segno di lutto. Però a questo punto direi i funerali a New Orleans, per esempio. Vabbè, ma abbiamo preso una brutta piega a parlare solo della morte. Mi faccio un gesto scaramanda. Ma no, che i nostri radioascoltatori come non quasi possono, non possono ammirare, come quale immaginare. Però è vero. Ci è arrivata intanto una domanda che l'ho letta prima da Francesca, che ti chiede in maniera molto generale: cosa ne pensi dei movimenti artistici in Campania? Non ne conosco nemmeno uno. Ma è vero, non è uno scherzo, non è una provocazione, ve lo dico, posso confermare. Non frequento nessun pittore, non frequento nessuna galleria, non frequento nessuna... Forse per questo non va in crisi, ma insomma va bene. Ah, sì. Evidentemente. Comunque no, è verissimo. Perché c'è una scelta, una precisa scelta di carattere ideologico, diciamo così. Se si accetta l'idea di essere in qualche modo avvinti da legacci, quei legacci prima o poi ti soffocheranno dal punto di vista artistico, voglio dire. Siccome io con l'arte non ci vivo e ne credo mai ci vivrò, voglio essere completamente libero da ogni forma di... Voglio essere chiaro, anche incontrare un altro pittore con cui parlare è una grande possibilità, ma anche una delle sciagure. Una grande iattura. Ma anche una grande iattura. Nel senso che quella cosa potrebbe inocularsi in te come un virus e improvvisamente cambiare qualcosa del tuo modo di intendere l'arte. È un grande pericolo, una grande possibilità, ma... Siccome in generale intorno alla pittura, e lo puoi vedere quando giri un po' di canali, il trash che gira in televisione, che cos'è? I mercati che vendono pittura a tutti i livelli, cose ma alcuni bello, quadri però... tuoi non ci sono su eBay? Sì, ci sono. Sì. Sì, sì. Ci sono. Spazio Idea vende i miei quadri, però diciamo che è un'iniziativa di Spazio Idea, nel senso, con il mio accordo, è chiaro, però io non voglio avere nessuna forma di controllo, non voglio avere nessun contratto, non voglio avere nessun obbligo. Cosa si prova a vedere un prezzo affiancato una tua opera? È una cosa bruttissima. Anche me. A quanto quantifichi la da tua un lato arriva? È una cosa bellissima, perché pensi, mi frego tutti i soldi. Scherzo, una battuta, stiamo parlando seriamente, quindi... Chiedo scusa per la battuta veramente no, di basso profilo. No, è una cosa bruttissima. L'arte non può avere un prezzo. L'arte può avere un valore, ma appena il valore si traduce in prezzo, il valore non è più un valore. Il valore, infatti, è non prezzabile, è inapprezzabile. Per assurdo, io credo che se qualcuno acquistasse un'opera del maestro e gliela incendiasse, distruggesse davanti agli occhi, lui sarebbe quasi contento per l'idea che ha dell'arte. Non mi dispiacerebbe. Perché? Perché quel gesto diventerebbe parte del destino di quell'opera. È una risposta all'opera, forse. Allora, io sono migliore di un museo, sicuramente. Sì, migliore di un museo. Io sono convinto del fatto che appena l'opera è nata, non è più dell'autore, è di tutti, di chi la guarda. L'opera a quel punto può essere amata o violentata, ma non è più tua. È chiaro che esiste anche un limite a questo, perché l'opera è anche qualcosa di fisicamente presente da qualche parte, no? Appesa a un muro, ce l'hai nel tuo studio, nell'atelier, la regali a qualcuno, quindi esiste ed è legata anche, diciamo molto volgarmente, anche all'essere fatta di quel tipo di tela, con quel tipo di telaio, eccetera. Però tutto questo io cerco sempre di dimenticarlo. E allora l'opera, se è veramente quello squarcio ermeneutico sulla comprensione del mondo, diventa un'idea che è a disposizione di tutti, e tutti ci fanno quello che vogliono. A quel punto, quando l'opera viene bruciata,
mi viene da pensare che non è tanto l'opera che muore, ma il suo supporto fisico che ha trovato la fine della sua esistenza. Come si potrebbe dire, la nostra anima continua a vivere, il supporto fisico dell'anima muore quando toccherà a tutti morire. Ritorno il tema dell'amore. Volevi aggiungere qualcosa? No, completare solo il discorso del cromatismo, perché visto che tu prima l'hai interrogato su quello, senza usare parole mie, uso le parole di Rossi, che insomma è un conoscitore di Baveri, un esperto, ripeto, molto più di me. Il mondo cromatico di Baveri è un esperimento radicale ed ultimativo. Nel suo percorso artistico si può dire che abbia raggiunto quel territorio che sta oltre il colore, contro il colore, fuori dal colore, un territorio invisibile agli umani. Ma dovrei aggiungere una cosa che non so se è scandalo o paradosso, ma io sono daltonico. Antonio è rimasto senza parole, lo dico a vantaggio ed anche questo è vero, lo dico a vantaggio dei radioascoltatori, perché Antonio è rimasto senza parole. Sono daltonico, io non vedo i colori. Questo è tipo Beethoven quando che non ascoltava. I paradossi dell'esistenza. Ma è un paradosso o è addirittura uno scandalo? Non credevo che l'avrebbe detto, ma mi ha sorpreso, devo dire. Beh. Aspetta, Sofia, che ci è arrivata una domanda da Emilia. Allora, Emilia, una domanda per Baveri. Lei ha appena affermato che non frequenta alcun circolo artistico campano. Non crede che da un sano confronto tra artisti potrebbe scaturire qualcosa di positivo per l'arte stessa? Saluti da Maria Pia, Anne, Emilia e Teresa. Noi ricambiamo il saluto. Ciao. Sì, saluto anche io, anche se non le conosco. No, ma mi pare in qualche modo di aver già risposto anche prima, no, a questa domanda. Mi sa che era arrivata prima la domanda e poi... Sì. L'abbiamo notata adesso. Sì. No, insisto nel dire questo, in effetti è veramente problematico confrontarsi con questo problema, perché da un lato se tu non incontri l'altro che ti scuote e che dunque inserisce una sorta di piccolo granello nel tuo meccanismo, allora resta sempre un meccanismo oleato che produce sempre le stesse cose. Dall'altro però io non ho grande stima del mondo artistico contemporaneo, non ho stima in questo senso, perché è talmente preda della voracità di accaparratori, di speculatori, che io preferirei non avere proprio nulla a che fare con questo mondo. Ora, sono sicuro che esistono, ci sono un sacco di ragazzi, di pittori validissimi, ma quanto loro in qualche modo sono influenzati da tutto questo? Non tentano forse di entrare nel, come si dice, entrare nel circuito, cercare un gallerista che ti fa esporre, trovare un modo per far vedere la tua opera? Io, anche questo forse Antonio resterà a bocca aperta, io non ho mai esposto da nessuna parte. Sono contrario all'idea dell'esposizione, sono contrario all'idea del museo, lo diceva anche prima. Eppure non è un modo più facile per far fruire l'arte alle persone. Ma io non ho nessun interesse a rendere la mia arte fruibile. Cioè, la mia arte, una volta che è nata, è a disposizione di chi la incontra, ma io non faccio nulla perché qualcuno la incontri. Che cosa dovrei fare? La dovrei mettere fuori in piazza, non lo so. In fondo ci sono degli esseri umani su questo pianeta, e sono delle opere d'arte viventi, ma sono completamente sconosciuti. Uno deve aver fortuna di incontrarli. Sì, io sono molto, credo molto in un destino, non in un destino. Mi è piaciuta molto questa metafora. Credo nel fato, ecco, nel fato greco. Sofia, mi inviti ancora una volta a riflettere sulla nostra origine di uomini dell'Occidente. Credo nel fato, ma non in quello che ti predetermina. Nella ciuca. Esatto. Perché accadrà qualcosa e tu non ne sei padrone. E accadrà qualcosa. Non riesco ad aggiungere nient'altro. Avete volato alto, altissimo, volontà... tu e Sofia. Troppo per me, non so, per Antonio. Vabbè, sono povera scema. No. Vabbè, insomma, in una volontà quasi caotica nel senso buono del termine. Ma il caos, non voglio scendere su questo discorso perché ne faremo una questione morale, no? Tu appena mi citi buono, chiaramente fai passare tutto questo discorso da un discorso puramente estetico a un discorso morale, e ti dico che è possibile. Io
cerco di non metterci nulla di morale, ma è possibile che, per esempio, una volta che l'opera è pronta ed è a disposizione di chi la guarda ci veda anche qualcosa di morale, in un senso molto molto ampio, non morale, sì. Insomma, in senso banale. Secondo me è una delle funzioni, fra virgolette, dell'arte. Cioè che ognuno possa guardare ciò che vuole, esatto. L'opera d'arte. L'opera non è dell'artista. L'opera non è dell'artista. Come una canzone, una volta che stai in radio, ognuno, esatto, può essere una canzone, per una persona può essere una canzone d'amore verso una ragazza, per un'altra verso un amico. Perché tu citavi la canzone? Le persone che stanno in macchina sentono una canzone, quella canzone improvvisamente riempie due esistenze. Di quelle due persone che stanno in macchina, quella canzone non è il cantante che l'ha incisa mentre stava a Los Angeles nel studio figo con i migliori musicisti. Quella canzone è improvvisamente un elemento di quel mondo, e per quei due solo quella è quella canzone. Che c'è poi l'arrangiatore americano di grido di nome, quella canzone è solo quello. E del resto anche l'arte dovrebbe essere così. Le domande che mi hanno fatto le tue gentili radioascoltatrici, secondo me hanno questo di non voglio usare un termine offensivo per i radioascoltatori, hanno questo piccolo difetto, che immaginano sempre l'arte come qualcosa che si possa scambiare, comprare, vendere, esporre. Per me l'arte, non voglio scadere proprio nel patetico, ma quando si respira, i tuoi respiri non sono dedicati a nessuno, è la tua vita. Io intendo l'arte così, respiro. Vabbè, a volte è pure una volontà del, non parlo di te chiaramente nello specifico, una volontà da parte dell'autore di farsi anche capire, forse di farsi, tra virgolette, compatire, nel senso latino del... Lo comprendo, ma questo ha molto da fare con l'autore e poco con la sua opera, perché l'opera, se è vero quello che stiamo dicendo, non è più dell'autore. In inglese si dice, quando viene pubblicato qualcosa, released, cioè rilasciato, la rilasci, è nell'aria, non è più tua, è a disposizione. Come diceva l'Italo Calvino, dei miei libri mi appartengono soltanto l'inizio. Vedi? Ma che è l'inizio? Forse... di quel libro, come cavolo si chiamava? È uno dei miei libri preferiti. Se d'inverno un viaggiatore. Sì, Sonate d'inverno un viaggiatore. Sì. E lui lo diceva proprio, diceva, all'inizio è la cosa più difficile perché mi appartiene, poi il libro viene da sé una volta iniziato. Sì. E quello lui ha deciso di iniziare da lì, con quella parola, in quel modo, e quello certamente è suo, ma il libro poi ti sfugge, esattamente come quando io poggio la tela sul cavalletto e decido di usare un colore e una tecnica. Purtroppo quello lo decido io, però cerco di rendere questa cosa il meno invasivo possibile. Siamo pieni di domande, è arrivata un'altra domanda. Allora, salve, vorremmo chiedere a Baveri, lei condivide questa affermazione: l'arte non deve essere bellissima, deve fare provare qualcosa. In bocca al lupo per il suo futuro, da Lello e Gerardo, che noi salutiamo. Grazie Lello e Gerardo per la domanda. Sì, la condivido appieno. Il bello non c'entra nulla con l'arte. L'arte è un espressione e provocazione che deve far provare qualcosa. Come dire, l'arte brutta è bella perché ti fa provare qualcosa mentre la vedi che è brutta. No, si potrebbe quasi dire così. È sublime. Adesso entriamo a parlare di Kant, no? Filosofa arte. Sì, sono d'accordo con loro. Per me questa è l'arte. Appena del resto, quando si incontrano, come diceva anche Luigi, le persone, no? Le persone, tu vuoi che ti dicano cose belle o cose interessanti? Cose interessanti. Le cose interessanti non sono mica sempre belle. È vero. Infatti poi dipende dalla maturità del referente, in questo caso. Certo, perché incontri di destini, come dice il poeta, è un incontro di destini in una strana storia. Luigi Grechi, l'autore di Il bandito e il cambione, che poi ha cantato De Gregori. Luigi Grechi è il fratello di De Gregori, se Sofia mi guarda interdetta. Non lo sapevo. Luigi Grechi è il fratello di De Gregori, che si chiama Francesco Grechi. Una canzone, tra l'altro. E parlano di Girardengo e di Sante Pollastri. E in un punto dice una frase che mi ha sempre molto colpito, perché
mi è sembrato un po' la nostra condizione, un incrocio di destini in una strana storia. Infatti la condivisi anche su Facebook. Wow, Antonio. Ah, De Gregorio, a me tu piace un sacco. Tu le condivisioni su Facebook. Luigi, tu hai la faccia di chi voleva dire qualcosa. No, io volevo, non so se devi mandare adesso un break sì. musicale. Lo posso, possiamo anche... riprendere iniziare con una domanda, stavolta la voglio fare io a Baveri. Mi permetto di rubarvi sì, il mestiere. Certo. Certo, allora la fai dopo. Allora noi andiamo. Oppure può fare la domanda. Poniamo la domanda. No, se no sembra preparata. No, sembra preparata. Voglio rispondere da un blitz. Allora noi andiamo in pausa con i Blindur contro Metafora. A tra poco. Senza senso, caricato per metà. Tosse di motore stanco che non parte. C'è un problema alla batteria o alla chitarra. Forse il testo, la mia voce che è ingolfata e che non va. Piove, non mi importa. Tempo a starmene seduto fuori, la porta resta chiusa, forse sono tutti addormentati. Proverò a bussare altre 100.000 volte, nel frattempo canto. Gli anni 80, i cantautori alternativi, chi fa British canta afro, mischia hip hop, Rino Gaetano, Elettro, Mozart, Eddie André. Piove, non mi importa, perdo tempo a starmene seduto fuori, la porta resta chiusa, forse sono tutti addormentati. Proverò a bussare altre 100.000 volte. In un acquario buio, da qualche parte sta una bocca aperta di una cernia nera ed io non so se starmene tra i sassi oppure uscire con superficialità. Importa, perdo tempo a starmene seduto fuori, la porta.
benvenuti a questa puntata di Archiamoci Andiamo. Ci stiamo avviando verso la conclusione, però Luigi voleva porre una domanda al maestro Baveri. Sì, insomma, fare una considerazione, vedere lui che cosa ci diceva. Io allora vi dico, l'avevo già accennato prima, l'arte di Baveri è veramente poco figurativa, l'ho detto, lo ripeto, ma qualche anno fa lui disegnò un carboncino e lo intitolò Sbadurlo, un volto. A qualcuno ricordava l'urlo di Munch. E, anzi, io adesso userò ancora una volta le parole di un'altra persona che sono un po' più significative delle mie. E questo fu fatto appunto qualche anno fa. Poi lui lo potrà confermare o mi potrà smentire, negli ultimi 2 anni è tornato spesso su questi volti, diciamo volti genericamente, e li ha declinati in vario modo, in varie cromaticità, in varie soluzioni ha trovato per rappresentarli. E lo dico con le parole di Calcagnini, un altro conoscitore di Baveri, che ha scritto questa frase, io l'ho presa, la prendo da un suo testo, Angoli dell'esistenza, la filosofia nelle opere dell'ultimo Baveri. I volti di Baveri abitano un tempo disperato e disilluso, benché non rassegnato, in cui la noia dello sbadiglio non prende mai il sopravvento sulla rabbia dell'urlo. Baveri sono più urli, più sbadigli. Allora, devo fare un po' di precisazioni. In realtà il carboncino a cui tu facevi riferimento non si è mai chiamato Sbadurlo, nel senso che allora, bene, come contento abbiamo, di essere corretto. No, no, si chiama Sbadurlo, ma non l'ho messo io il nome. Ah, ecco, ma mi scuso. Perché, come abbiamo detto anche prima, io non do i nomi ai quadri, anche questo perché in una certa misura non voglio indirizzare la lettura dell'opera. Ci si deve perdere e ritrovare autonomamente. E la questione dello sbadurlo, che era sbadiglia e urlo, no? È nata, ma non per mia volontà, da persone, anche intenditori, dicono di essere intenditori di pittura. C'è un po' di ironia, o sbaglio? Perché io non amo tanti critici. Sanno quello perché non sanno fare i pittori, probabilmente. No, ma poverini! Magari se li intendono di, sì, che so, interpretare. Quando mi piace, però a tutti sembravano le urla, infatti l'urlo di Munch. Poi in realtà fu... No, sicuramente però questo termine in una certa misura raccoglie un po' di emozioni, insomma, significati intorno a quell'immagine. Perché lì in quelle opere, confesso insomma che ultimamente sono un po' ossessionato da questi volti, poi spiego anche secondo me perché, cioè perché credo di essere, poi chiaramente per quello che abbiamo detto prima, l'opera non è più mia, quindi ognuno ne farà quello che vuole. Non sono persone che urlano, eppure in realtà sono persone che in qualche modo chiedono aiuto. Non sono persone annoiate, eppure sono persone che in una certa misura subiscono quella tediosità del quotidiano. C'è contemporaneamente sia il tentativo di chiedere aiuto, e in questo senso forse l'urlo di Munch potrebbe essere anche letto così, no? Ma sono persone che, se si vede bene, l'immagine non è di uno che sta chiedendo aiuto, di uno che chiede aiuto perché non ha più niente da fare, sta chiedendo aiuto nella convinzione che nessuno risponderà. Cioè, immaginate un tizio perso nel deserto, mm-hmm, da molte ore, qualche giorno, oppure uno su una zattera da tanti giorni che continua a chiamare qualcuno. Che cosa farà poco prima di morire? Un'altra volta il tema della morte. Madonna. Darà un ultimo urlo, ma quanto crede alla possibilità che a quel richiamo qualcuno risponderà? Quei quadri sono un tentativo di raccontare questo estremo limite, cioè non posso tacere perché altrimenti sarebbe finita, ma non posso neanche veramente dire nulla perché è già finita.
Antonio, non voglio più parlare. Non c'è nulla da dire. No, perché dicevo c'è questa ossessione un po', credo, ultimamente per il volto? Come diceva anche lui, non, il figurativo non lo ama affatto, perché non ha più senso, secondo me, adesso, oggi, usare la figurazione, in cui peraltro prevale in maniera eccessiva la capacità tecnica del pittore sulla sua capacità espressiva. Perché mi sono venute in mente un po' di tempo fa alcune idee di Sartre, secondo le quali è negli occhi e nei visi delle persone che c'è veramente l'altro, è il suo sguardo. E allora, in questa continua ripetitiva ossessione per il volto, secondo me, un modo per continuare a interrogarmi sull'altro che devo incontrare, o forse sull'altro che sono io, quella disperazione del chiamare aiuto, ma nella convinzione che non ci sia nessuno che ti possa rispondere, con la voce flebile che sta quasi cedendo il passo al silenzio, l'altro, l'incontro dell'altro nel viso, nello sguardo. E infatti, se vedi, tutti questi quadri hanno uno sguardo assolutamente spento. Gli occhi, infatti, non sono dipinti, ma volontariamente non sono dipinti, sono quasi edipicamente accecati. Nell'ultima scena dell'Edipo di Sofocle, Edipo si acceca, e c'è nella versione che ne fece Gassman qualche anno fa, televisiva, c'è lui con lui che faceva Edipo, c'è Gassman con Edipo, cioè con la benda sugli occhi completamente insanguinata, col sangue che cola. Se si guardano un po' di questi quadri, questa immagine, secondo me, vi può tornare un po' alla memoria. Sono ripresa. Io dico una cosa che veramente mi sto sentendo malissimo. No, che diciamo, prima di procedere alle domande finali, voglio fare questa precisazione. A volte ci hanno chiesto a me, Sofia, non è una domanda, ci hanno chiesto i motivi per cui noi comunque ci affanniamo a portare avanti questo programma, a cercare ospiti. La risposta è in questa puntata. Cioè, noi, non con tutti gli ospiti, diciamo, ma con alcuni ospiti, noi veramente torniamo a casa cambiati, molto più ricchi, diciamo così, sia di molto spesso molto più ricchi come di domande. Cioè, ce ne torniamo. Sofia lo sa che noi viaggiamo insieme, e quindi sappiamo che ora noi ci faremo il viaggio di ritorno a riflettere sulle domande che ci vengono dopo questa intervista. E quindi vogliamo ringraziare il maestro prima di concludere. Ringrazio il complimento che vedo sentito, ma soprattutto significativo. I complimenti di facciata, che non è in questo caso, sono quelli di cui si può fare benissimo a meno, ma vedo che sei particolarmente turbato da questa puntata. E quindi mi fa piacere, e accetto volentieri molto molto con molti ringraziamenti questi complimenti. Possiamo procedere alle domande finali, che sicuramente risulteranno molto più banali rispetto a queste ultime osservazioni che mi hanno terribilmente turbata. Dunque, vabbè, abbiamo la piccola rubrica solita che adesso veramente mi sembra così banale. È fatta anche di questo la vita, dai. Va bene, piccola rubrica solita di Artiamoci Andiamo, rivolta ad entrambi chiaramente, maestro e Luigi. Principalmente al maestro. Cosa cambiereste in Italia? Posso non rispondere a questa domanda, ti spiego perché. Cioè, non rispondo e ti spiego perché. Abbiamo finora parlato di arte, ed è vero che prima ho accennato al fatto che inevitabilmente l'arte finisce per essere trascinata giù come una pietra al collo di uno che si sta buttando a mare, trascinata giù dall'essere qualcosa di fisico, la tela, il telaio, il muro a cui è attaccata. Eppure, come ho detto, questa è la parte che si potrebbe anche bruciare.
Adesso quando mi fai la domanda sull'Italia mi fai precipitare improvvisamente in una condizione di iperfisicità, di iperrealismo, dentro cui francamente in questo momento come pittore non vorrei, non vorrei trovarmi. Cosa cambierei in Italia? Non so nemmeno di che cosa stiamo parlando, che mi stai chiedendo? No, è una domanda in generale, cioè mi vuole fare il tipo lui, vabbè, lasciamo perdere. Luigi, tu? Allora, io consapevole del fatto che l'Italia sia un paese, anche pessimisticamente, che non si può cambiare, se potessi, se veramente ci fosse qualcuno che potesse farlo, vorrei cambiare me stesso per poterla vivere con meno conflitto. Complimenti per che la bella risposta. Che bella risposta, fino all'ultimo. Grazie, applauso. Progetti futuri. Spero di non perdere la voglia e il gusto di fare quadri. Non ho un progetto per quello che abbiamo detto, certo. La progettualità è per i tecnici. Posso dire cosa mi auguro? Di fare il quadro definitivo. Il quadro elementare. E dove appendere il pennello al chiodo. Sì. Sì, di fare il quadro definitivo, che poi forse è l'obiettivo un po' di tutti gli artisti, scrivere il pezzo definitivo, scrivere la musica non più ulteriormente migliorabile, quella definitiva. So che è una cosa impossibile perché a loro modo ognuno dei quadri ha una sua definitività, e che noi ci stanchiamo perché siamo esseri storici, mutanti, nel senso che siamo nel mutamento del mondo, e quindi anche quella definitività, quella micro definitività finisce per stancarci e ne facciamo un'altra. Però sapendo che non accadrà, mi piacerebbe fare il quadro definitivo. Io invece ti auguro di non trovarlo, però in questo momento non sono ironica. Mi hai letto nel pensiero, anch'io mi auguro che non ci riuscirai mai. Per il semplice motivo che non appena giungerai al vertice, dopo cosa farai? Niente più. E non ti sentirai quasi perso? Darsi, ma forse sarà un altro. Cioè, che ricerca poi ci sarà più dopo aver trovato il quadro elementare? Ma infatti il problema di chi cerca è trovare e non più cercare. In realtà, che cosa farebbe quando veramente, appunto, dopo aver trovato quello che cercava? Infatti è una strana, una terribile lacerazione. Cerco, non posso smettere di cercare finché non trovo. Ma se veramente trovassi, non sarebbe forse il peggiore delle iatture che mi può capitare? Appunto, la peggiore delle... Io sono di questo avviso. Sì, è una dannazione, come dicevamo prima. Abbiamo aperto e chiudiamo con la dannazione. Facendo una metafora elementare, come quando Zenigata, se riuscisse a catturare Lupin, esatto. Finita la sua carriera. Sì. Non è affatto elementare, perché saltando da Zenigata a Sangari... Quando Brooke, dopo le Tigri Mompra, cioè il primo su dedicato a Sandokan, hanno preso Sandokan, Brooke fa un commento sulla prua della nave e dice: adesso che farò? Sandokan, catturarti, lo dice a se stesso, catturarti è stato lo scopo della mia vita. Adesso che ti ho preso, che cosa farò? e si potrebbe ancora salire di livello, no? E non è affatto una considerazione elementare, cioè banale, quella di Zenigata. Nei cartoni ci sono un sacco di, vedi Simpson, no? Un sacco di considerazioni. Sì, assolutamente. Su progetti futuri sono io ad avvalermi della facoltà di non rispondere. No, ma no, invece devo dire, adesso non voglio fare pubblicità. Vero, una cosa la dovremmo dire. In realtà lui sta curando un volume in cui sono raccolte una serie di opere con una serie di considerazioni. Non volevo io. No, essere commerciale, però vabbè. È anche giusto. Non, quando pensi che uscirà? Io spero, entro l'anno non lo possiamo dire, perché entro il prossimo. Entro il prossimo. Diciamo così. Quindi diciamo nei primi sei mesi del nuovo anno. Sì, secondo me sì. Va bene. Sì. Allora, noi ovviamente rinnoviamo l'invito quando sarà finito il volume. Allora, noi salutiamo Luigi e il maestro Baveri. Noi purtroppo ci rivedremo domenica. La settimana prossima e con molta probabilità ci occuperemo questa volta di teatro, quindi attenzione ragazzi. Di teatro, noi un annuncio abbiamo da fare. La puntata di domenica scorsa verrà caricata in questi giorni, perché
ho la penna USB rotta. Francesca della radio, che salutiamo con tanto affetto, è influenzata. Sofia non porta mai la sua penna USB, quindi caricheremo tra martedì e mercoledì la puntata di domenica scorsa e la puntata di questa domenica. Noi vi ringraziamo ancora, grazie a voi immensamente, grazie. Ci rivediamo domenica, andiamo in diciamo addio andiamo in chiusura con la canzone degli Art F4, Non mi basti mai. Le gambe tue si intrecciano alle mie.